Uscirà in tutto il mondo il 6 novembre il nuovo album di inediti di Laura Pausini, che segue dopo ben 4 anni inedito il 14° disco ufficiale della cantante italiana. Un periodo lunghissimo per i numerosi fan di Laura, che torna nel mercato discografico con Simili, questo è il titolo dell'album, 15 tracce sapientemente scelte che portano il marchio, assolutamente positivo, si intende, della maternità, della quotidianità familiare e perché no anche di sonorità più esterofile. Del resto Laura la sua vita la trascorre ormai altrove, non a caso per presentare Simili si è collegata direttamente da Miami, dove è impegnata con il talent show La Banda, senza mai rinnegare però le proprie origini, anzi sottolineando sempre il legame anche musicale che la tiene stretta alla sua terra e la voglia comunque di tornare a casa per ritrovare la propria dimensione. Complice anche il fatto che, soprattutto all'estero, sia ormai un volto molto noto del piccolo schermo, Laura in conferenza ha manifestato la chiara volontà di farsi vedere più spesso anche in Italia con uno show tutto suo. Il 14 novembre su Rai 1 andrà in onda La meraviglia di essere simili, in cui presenterò il mio nuovo album, esordisce Laura. Questa è una cosa gigante, perché non canterò nessuna canzone conosciuta, ma presenterò in TV gli inediti del nuovo album. Non vedo l'ora, sono molto emozionata. Sanremo merita un capitolo a parte. Sono stata invitata da Carlo Conti a co-condurre con lui il festival, ma ho rifiutato perché fino a gennaio sono impegnata qua a Miami con La Banda e non avrei avuto il tempo necessario per prepararmi. Ho accettato però l'invito per andare a cantare come ospite, confessa Laura. Non so cosa canterò e in quale data, ma torno a Sanremo dopo tanti anni e solo a dirlo mi va via la saliva. Sanremo mi emoziona più dei Grammy. Infine la spinosa domanda sul perché Laura non approdi finalmente a un talent italiano. Tutti i talent italiani mi hanno invitato, replica, dopo che ero stata già chiamata da altre nazioni. Non volevo snobbarvi, la verità è che la Rai mi ha chiesto di fare un programma tutto mio. Io ci ho pensato bene e vorrei vedere chi, tra un talent e un programma proprio, non avrebbe scelto questa seconda ipotesi. Non ho firmato, ma da gennaio sarò in Italia per 6 mesi e penseremo bene a tutto. È un rischio, ma voglio provarci.